Il quadro economico regionale, le sfide del presente, idee, strategie e proposte per fare ancora impresa in Calabria, l'impegno di Confesercenti, perché associarsi? È stato questo il tema dell'incontro programmato nella sede di Confesercenti Catanzaro, alla presenza del presidente Francesco Chirillo e del professore Vittorio Daniele, ordinario di politica economica nell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Un'iniziativa di particolare interesse, ha detto Chirillo ai microfoni di RTC, che si colloca coerentemente in un percorso di attività formative, di confronto, di sollecitazioni e di riflessioni, avviato da tempo da Confesercenti Catanzaro. Il momento è molto particolare, il quadro non è certo dei migliori, né a livello nazionale che regionale. La manovra del governo e il focus occupazione lasciano scontenti tutti. Fare imprese in Calabria intanto non è difficile, ma è divenuto addirittura eroico. Dobbiamo di conseguenza cambiare modo e approccio di fare impresa. Il tutto può avvenire tramite tre punti cardine, ovvero strategia, formazione e sinergia. I dati che ha portato il professore ci danno ragione, perché noi siamo una regione, come ha detto il professore, che dipendiamo dalla spesa pubblica, ed è ovvio che questa manovra, così come è stata impostata, ha assolutamente abbandonato il sud, non ci sono previsti investimenti. Ha citato un dato sulle Ferrovie dello Stato, che è un ente, è una società partecipata, dove l'80% ha effettuato investimenti per l'80% nel nord Italia e per il 20% nel sud. Quindi è un dato che ci dice che siamo abbandonati dal resto d'Italia. Proprio a proposito di questo, lei diceva che fare imprese in Calabria non è difficile, è divenuto eroico. Assolutamente sì, chi sopravvive è un eroe. E un'altra cosa che diceva il professore, che a parità di stipendi tra nord e sud noi abbiamo un fatturato medio molto, molto più basso, quindi è ovvio che diventa difficilissimo fare imprese, e qui dovrebbe intervenire sempre lo Stato, dando dei crediti alle persone che alle aziende che assumono. Professore Daniele, tanti dati interessanti illustrati. In Calabria il 48% dei redditi proviene da lavoro dipendente, direttamente alle pubbliche amministrazioni, nel centro-nord invece soltanto il 23%, un'economia calabrese fragile che chiaramente dipende anche da ciò che accade a livello nazionale. Questo è un dato strutturale, il primo che ha detto. La nostra economia è un'economia in cui, più che in altre regioni, il peso del settore pubblico in termini di redditi erogati è molto grande. E complessivamente quasi il 50% a fronte del 20% del nord. Qual è il motivo? Il motivo è semplice: la base produttiva, soprattutto industriale, della nostra regione è storicamente gracile, e questo è il nodo fondamentale del ritardo economico della Calabria. Poiché è così piccola questa base produttiva, è chiaro che il peso degli altri settori è molto rilevante.